Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza sorbillo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito di birra e sale. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale l'acqua. E il lievito. Ed azioniamo il bimby. Per 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Aggiungere la farina. E il sale. E facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare per 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo divideremo in quattro parti uguali e formeremo quattro panetti. Abbiamo formato i quattro panetti aiutandoci con un po' di farina, adesso li lasceremo lievitare per un'altra ora in forno spento. Trascorso il tempo, i panetti sono ben lievitati. Adesso le stenderemo uno per volta su un piano di lavoro infarinato. Scaldare una padella antiaderente senza mettere olio e senza manico. E posizionare l'impasto quando è ben calda. E continuare la cottura fin quando la pizza non risulterà ben cotta sul fondo. Come vedete sotto è cotta. Trasferire la padella in forno con funzione grill a 250 gradi nella parte alta del forno e far cuocere fino a quando non sarà cotta la parte superiore. La pizza è cotta, irrorare con un filo d'olio, qualche fogliolina di basilico e servire. Pizza sorbillo. Grazie e alla prossima ricetta!